Questo è il terzo video che faccio appunto sui danni delle radiazioni sul corpo umano. Se non avete visto i due precedenti, li trovate sul mio canale, nella playlist farmacologia e anche nella playlist di patologia medica generale. Ovviamente sono video a scopo informativo. Ti ricordo sempre di iscriverti al canale se non ti sei ancora iscritto. Andiamo a vedere, appunto, nel video precedente abbiamo parlato dei tipi di radiazioni ionizzanti esistenti. In questo video invece parleremo, diciamo, delle tipologie di esposizione a radiazioni, cioè come noi umani possiamo, tra virgolette, essere contaminati dalle radiazioni. Ovviamente sono dei video semplificativi, hanno soltanto uno scopo divulgativo, rivolgetevi comunque sia per qualsiasi problema, sempre dai medici. I tipi di esposizione, praticamente abbiamo la cosiddetta contaminazione radioattiva. La contaminazione radioattiva è il contatto accidentale e la ritenzione di materiale radioattivo. Questa contaminazione radioattiva si può suddividere praticamente in due tipologie, una contaminazione esterna oppure una contaminazione interna. Qual è la differenza tra una contaminazione esterna e una interna? Quella esterna è appunto quella che si ha sulla cute e sugli indumenti, quella interna invece è quella che si ha per ingestione, inalazione di radiazioni o per contatto in maniera più profonda con la cute delle radiazioni, le quali addirittura causano delle lesioni cutanee molto importanti, come per esempio le radiodermiti. Intuitivamente la contaminazione interna da radiazioni ovviamente è molto più grave. Una volta entrato nel corpo, il materiale radioattivo raggiunge infatti vari organi, come per esempio il midollo osseo, fino a quando non decade, ma nel raggiungere vari organi ovviamente causa dei danni, come vedremo. Non a caso la contaminazione interna, essendo interna al nostro corpo, è molto più difficile da rimuovere. E i radionuclidi sono tantissimi, abbiamo appunto, cioè i materiali radioattivi pericolosi sono tantissimi, abbiamo il fosforo 32, il cobalto 60, lo stronzio 90, lo iodio 131 e 125, il radio 226, l'uranio 235 e 238, il plutonio 238 e 239 e il polonio 210. Ovviamente questi sono soltanto alcuni dei radionuclidi, ma appunto ce ne sono tantissimi.